Non solo il divieto di utilizzo dei telefonini alla guida, dove l'anno scorso sono state elevate numerose multe, quest'anno tra le novità contenute nel nuovo codice della strada in discussione in Commissione Trasporti della Camera, si darà un'attenzione particolare ai parcheggi rosa per le donne in gravidanza, stop al fumo e aumento delle sanzioni per i trasgressori e dei limiti di velocità sulle autostrade a tre corsie. Ma le misure destinate a fare più discutere sono forse quelle che riguardano i ciclisti, che qualcuno definisce una rivoluzione per le due ruote. Per ora in commissione sono in corso le audizioni. Il testo di legge della maggioranza giallo-verde non è blindato. La misura adottata nel potenziale decreto prevede la possibilità nei centri abitati il transito delle biciclette contromano, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata e dalla massa dei veicoli autorizzati al traffico, purché rispettato nei centri il limite dei 30 km orari. La misura, già risperimentata in Europa secondo gli studi dei ricercatori, non comporterà un ulteriore aumento dei rischi per incidenti stradali. Lei è a favore delle biciclette in centro? Cosa? È a favore delle biciclette in centro? Sì, perché vado in bicicletta io. Dipende, devono andare a una velocità moderata, perché molte volte vanno come le frecce sparati, non è poi la difficoltà c'è, perché io comunque ho due bambini e non è possibile vedere le biciclette andare in un certo modo. Perché comunque è un veicolo e comunque deve rispettare il codice stradale. Dipende. Quelle elettriche sicuramente no, perché hanno una velocità troppo elevata e sono pericolose. Per il resto, se le persone che le portano sono persone tranquille, non vedo il pericolo. Chi è d'accordo sul transito della bicicletta qui nel centro storico? Beh, se ci vanno piano... sono d'accordo, se ci vanno come... Lei non è d'accordo? Io non sono d'accordo, perché c'è gente che va come le schegge effettivamente, quindi diventa pericoloso per i bambini, per le persone anziane. Noi siamo giovani, quindi no, però è certamente, sì. Bisogna avere un po' d'occhio. Sono ragazzi che li fanno di corsa e quindi non è l'ideale. Altra novità prevista dal codice stradale riguarderà la precedenza ai semafori. I ciclisti avranno la precedenza e potranno circolare sulle corsie riservate agli autobus e taxi. Inoltre, in presenza di incroci o in prossimità dei semafori, non saranno più costretti ad accodarsi alle auto incolonnate, ma avranno la precedenza. Il nuovo regolamento prevede per i velocipedi uno spazio dedicato e una striscia di arresto avanzata, che sarà indicata dai comuni, segnata da una doppia linea per le due ruote davanti ai semafori e stop.